Ciao ragazzi, benvenuti nella seconda parte. Questa volta adesso vediamo come si prepareranno poi questi funghi che ho raccolto nel video che avete visto prima. Qui abbiamo, adesso non c'è tanta luce, scusate, però sto usando il cellulare per filmare perché con la telecamera mi viene un po' scomodo. Qui abbiamo raccolto tutti questi meravigliosi chiodini, sono questi funghetti qua che vedete, adesso li prepariamo per metterli sott'olio. Allora, la prima cosa che subito che vi dico che c'è da fare è prenderli, pulirli, togliergli il gambo praticamente, qui lo potete vedere forse meglio alla luce, facciamo così, li ripulite dal gambo perché è molto legnoso quello dell'armillaria mellea. E questo qua è il foglio che ho fatto, copro solo il nome perché non vorrei mai... Ok, questo qui è il foglio che mi hanno fatto praticamente l'ASL e boh, niente. E praticamente sono da pulire bene, togliergli la terra, la sporcizia, io li passo 2 o 3 volte nell'acqua e poi adesso vi farò vedere come sarà la preparazione dopo averli puliti bene, tagliati e privati del gambo, che comunque... è molto legnoso come vi dicevo ed è meglio evitarlo. Le misure più o meno sono questa qua, come potete vedere tagliate così più o meno, li lavate bene, li lasciate quei 2-3 cm di gambo, vedete che è molto che sia molto morbido. Adesso non riesco a mettere a fuoco, però avete capito cosa intendo. E una volta preparati tutti adesso vi farò vedere poi il resto, il proseguimento. Ok ragazzi, qua abbiamo i funghi che sono stati lavati e puliti, vi faccio vedere bene la luce perché qua in una cucina non si vede una mazza. Ok, lavati, puliti bene dalla terra, se sono tanto sporchi fateli andare, cioè sciacquateli bene, via. Senza cavolate, senza bicarbonato, tutte queste cose qua, perché con i funghi più naturali possibili, non lavateli con acqua semplice e pulitili bene. E boh, una volta puliti come questi qua, adesso io li ho separati, questi sono quelli più piccoli, questi qua sono quelli più grandi, li ho già messi in acqua bollente. Vi spiego com'è la situazione. Dopo averli puliti, questi qua sono quelli più grandi, riempite la vostra pentola d'acqua, li mettete un cucchiaio di sale e quando l'acqua comincia a bollire li buttate dentro. Ovviamente adesso non li vedete bollire perché i funghi hanno raffreddato l'acqua nel momento in cui li ho messi dentro e quindi partono praticamente da zero, via, come se fossero l'acqua adesso deve tornare a bollire nuovamente. Quando vedete che comincia a fare un po' di schiumetta, contate il tempo e il tempo di bollore deve essere almeno 20 minuti. Non fate stupidaggini tipo 5 minuti, queste cose qua. Allora, il fungo e tutti i funghi commestibili sono tutti velenosi, anche quelli commestibili hanno una percentuale di veleno. Questo viene tolto portando l'acqua in ebollizione e facendolo cuocere almeno 15 minuti, ma per sicurezza noi facciamo 20 minuti e non abbiamo problemi. Ricordatevi sempre, come vi ho detto nel video che vi ho fatto prima, anche se conoscete i funghi, non fate mai cose tipo li prendete, siete sicuri, li portate. Fateli sempre controllare, non vi costa niente, è gratuito dall'ASL, fateli controllare perché non costa assolutamente niente. Ok, adesso che vedete questo tipo di schiuma qua, vi procurate un colino, ecco, come questo qua, e raccogliete la schiuma che fanno i funghi e la togliete. I motivi sono due perché faccio questo lavoro qua: uno, per togliere più, diciamo, porcheria in assoluto. Io sto usando una pentola lì che avevo prima, che stavo cucinando. Tolta questa schiuma e anche tutta la, diciamo, la schiuma e la sporcizia che contiene, diciamo, l'alimento, anche quando fate la pasta la schiuma ve la fa. Tutto, se voi togliete la schiuma siete tranquilli che togliete l'amaro, diciamo, via, come anche le olive quando le mettete, vi ricordate il video che avete visto quando ho fatto le olive in salamoia, quando le lasciate a bagno dopo 1-2 giorni vi fanno la schiuma è sempre, diciamo, l'impurità, e poi la, comunque non solo, ma anche
lo fa anche l'acqua, il sale che mettete nell'acqua, perché se non mettete il sale ne fa di meno. Però il sale è anche vero che aiuta a togliere tutta la, diciamo, l'impurità al fungo e tutte queste cose qua. Voi la fate la bollire per 20 minuti. 20 minuti sono già finché mai, perché comunque è richiesto, diciamo, 15 minuti, ma voi fate i vostri 20 minuti. Ok, questa è la procedura. Poi faremo anche quelli più piccoli e poi andremo avanti col video e vi dirò i prossimi passaggi. Vediamo brevemente, velocissimamente, anche la questione del come sterilizzare i vasetti. I vasetti devono stare sterili e dopo averli sterilizzati subito invasettate, non aspettate troppo tempo. Non mettetegli le mani dentro dopo averli sterilizzati. Come sterilizzarli? Semplicemente acqua bollente, li mettete in immersione in acqua bollente e li fate sterilizzare in acqua bollente. Guardatevi dei tutorial come fare, ne trovate molti. E boh, questo perché comunque almeno non si formano batteri e robe varie. Mi raccomando i tappi che siano bene ermetici, che aderiscono bene con la superficie del vetro, perché se entra dell'aria o qualcosa del genere vi trovate poi la muffa e robe varie. Ecco ragazzi, preparati i funghi come vi ho fatto vedere prima, adesso dobbiamo andarli praticamente a cuocere in un determinato modo. Allora io adesso vi dico subito cosa dovete fare. Allora prendete dell'acqua normale, mezzo litro di acqua normale, questo qua è mezzo litro, lo mettete dentro la pentola. Preparate un bicchiere di aceto, io ho quello che faccio, sia quello che faccio io. Abbiamo quello che facciamo noi che ha la madre dentro. Fate un bicchiere di questo aceto. Io faccio un po' di questo qua che faccio io e un po' di aceto normale. Questo qua è aceto bianco di vino, è normale. Il rapporto è praticamente 500 litri. Io metto mezzo, cioè 500 litri, sì, buonanotte. Mezzo litro di acqua e un bicchiere di aceto. Lo mischio dentro. Poi prendo due foglioline di alloro, le butto dentro e porto tutto al fuoco a ebollizione. Lo facciamo bollire. Una volta fatte le dosi si mettono i funghi dentro. Dal momento in cui comincia a bollire praticamente l'aceto con lauro, io ne ho messo anche due foglie di lauro, e la lasciate bollire per 2 minuti. Dopodiché la togliete e la mettete sopra un panno. Vi preparate un panno come questo, qualsiasi panno che avete, li mettete sopra e li fate asciugare un po', li tamponate e li fate asciugare e raffreddare prima di invasettarli. Qua nella pentola abbiamo messo invece i contenitori che userò per metterci i funghi, li facciamo bollire un po' di minuti in acqua bollente. E io li ho già messi dentro perché così almeno non si spaccano, e poi li fate raffreddare, non mettetegli le mani dentro e li usate poi per invasettarli, cioè per invasettare poi i funghi al suo interno, così sono belli sterili e non rischiate muffe e robe varie. Nel frattempo dentro una ciotolina ho messo 4-5 spicchi d'aglio, come vedete li ho tritati, e li ho messo, io ho usato questo praticamente misto di erbe biologico, ma potete aromatizzarle come volete. Qui abbiamo varie tipologie, abbiamo rosmarino, timo, origano, santoneggia, basilico e basta. E poi io andrò ad aggiungere poi ancora del peperoncino poi all'interno dei vasetti, lo vediamo dopo. Allora questi qua io l'ho fatti cuocere 3 o 4 minuti in base a quanto volete sentire il gusto di aceto nel fungo. Più li lasciate e più il gusto rimane forte praticamente. Io l'ho lasciato 3 o 4 minuti perché una volta mi era capitato di metterli solo 2 minuti, come vi ho detto prima, quelli li fate normali e semplici. In questo modo invece 3 o 4 minuti, cioè in totale 4 minuti, 2 minuti in più dei 2 minuti che vi ho detto prima, riuscite praticamente ad avere un gusto un po' più accentuato, diciamo un po' più, molto più sul acetoso via. E boh, adesso li mettiamo poi sul setaccio e li facciamo raffreddare. Qua ripeto l'operazione con quelli più piccolini, se vi ricordate che vi ho detto quelli piccoli li faccio a parte, così faccio i vasettini quelli più piccoli, e poi quelli lì invece che sono più grandi sono quelli che avete visto qua che stanno raffreddando. Dopo averli sterilizzati, io li prendo con una
pinza per non toccarli subito con le mani all'interno soprattutto, e poi li metto sempre su uno straccio girati prima al contrario e poi li tocco dall'esterno. Prima al contrario che sgocciolano, poi aspetto 5 minuti, li giro al contrario, perché tanto anche se c'è l'acqua dentro sterile non succede niente, come se mettendoci poi i funghi. Mentre i nostri funghi si stanno raffreddando, prepariamo i nostri barattoli. Allora, i barattoli sono già pronti. Andiamo a prendere, vi faccio vedere con uno e poi si ripete poi per tutti gli altri, perché mi può scomodo tenere la telecamera. Si mette un po' di aglio dentro, un po' di origano e del peperoncino tritato che non sono riuscito a filmare mentre lo mettevo, ma comunque avete capito che... Aspetta, facciamo così. Ok, peperoncino, l'ho messo un po' dentro, questo è il risultato, sotto la luce che lo vedete bene, perfetto. Poi andrete a mettergli i funghi dentro e poi andremo a raboccare con questo olio qua, olio di girasole. Mi raccomando, usate l'olio di girasole per avere un risultato veramente ottimale, non usate altri oli, perché io su altri oli non saprei cosa succede, come viene, perché ho sempre usato questo e mi sono sempre trovato bene con questo. Un altro consiglio: allora, mentre i funghi si raffreddano, cercano a coagularsi, cioè nel senso ad appiccicarsi uno con l'altro, io ho preso un goccio di olio di girasole, quello che userò poi nei barattoli, l'ho messo all'interno e adesso giro praticamente per far sì che l'olio vada a interagire, cioè ad attaccarsi praticamente al fungo, così non si coagulano e rimangono tutti separati, perché sennò rimangono più viscidi e andremo meglio poi a invasettarli e tutto. La stessa operazione la fate anche negli altri, vabbè, la faccio io perché non so, voi li farete tutti insieme, non penso che farete uno sbattimento da dividere i funghi così, comunque va fatta per far sì che i funghi rimangano poi tutti separati, perché quando si raffreddano diventano un blocco unico. Invece così si raffreddano tranquillamente e rimangono tutti, diciamo, belli, diciamo, così, separati, tutti separati. Grazie, abbiamo invasettato praticamente tutti i funghi, come potete vedere. Io ho fatto questi barattoli qua, noi siamo in due, va benissimo. Poi andiamo a mettergli l'olio dentro, andiamo a riempirli tutti di olio, lasciamo finire che faccia tutte le sue bollicine, lo lasciamo qua 5 minuti abbondante, poi andiamo a raboccare che l'olio vada fino in fondo e che vada a occupare tutti gli spazi del vasetto, in questo modo. Se siamo a filo, poi vedrete che l'olio va giù, andrà ad occupare tutti gli spazi e così via. Una volta finito dovete semplicemente chiudere i vasetti e poi conservarli in un luogo possibilmente buio e asciutto, ma a parte che... E l'altra cosa positiva è che se volete consumarli subito lo potete fare e sono buonissimi anche subito, anzi. Ok, perfetto. Le bolle sono dovute praticamente all'olio che va a occupare tutto lo spazio sotto. Dopo diamo una raboccottina e siamo a posto. I nostri funghi sono pronti. Buon appetito, mi raccomando, iscrivetevi al canale, se il video vi è piaciuto mettete like e commentate, perché comunque dai vostri commenti si imparano sempre un sacco di cose. Ciao Bitti.